Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Agenti del 189° corso, lo giurate voi? Lo giuro! In 180 hanno giurato oggi gli allievi agenti del 189° corso di formazione della Polizia di Stato. Ricolmo il piazzale della scuola intitolata al giovane molisano Giulio Rivera, caduto nella strage di Via Fani a Roma nel marzo di 36 anni fa. Dinanzi allo schieramento del reparto, le autorità e i familiari, visibilmente emozionati, e Roberto Sgalla, direttore centrale per le specialità della Polizia. La cerimonia ha visto premiati alcuni dei corsisti che si sono particolarmente distinti durante la formazione. Al direttore della scuola allievi, Maria Bruna Olivieri, gli auguri ai neopoliziotti per un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Una vera e propria cittadella, quella di Via Tiberio, condivisa con la Questura e la Polizia Stradale, nata nel 1986 e 4 anni dopo premiata dallo Stato a Istituto di Istruzione. Ad oggi la sede di Campobasso ha formato circa 9.500 allievi agenti, una sede ammodernata negli anni passati da un'aula multimediale in linea con le più avanzate tecnologie informatiche, ma anche aule didattiche, mensa e palestra. Nota ha stonata l'invasione di autoveicoli in sosta non autorizzata, che ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale lungo via Tiberio, via Romano, fino in via Facchinetti. Circolazione già resa difficile quotidianamente in una zona dove insistono molte attività commerciali, pochi parcheggi e la presenza dei vigili municipali solo sporadicamente.